ucraino. Questo video è pura propaganda, costruito come una clip cinematografica, richiami patriottici, appello alle ragioni del cuore. È arrivato il momento di riprenderci quello che è nostro, dice il comandante, arruolati con noi, slava ucraina. Eppure, proprio questo video, oggi, insieme a un paio di tweet e ad alcune interviste, ci racconta bene cosa sta per succedere a Kiev. Ovvero che la tanto annunciata controffensiva di primavera è questione di giorni se non di ore. Lo conferma direttamente alla BBC il segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza Ucraina, Oleksiy Danilov, e che le trattative di pace o qualcosa di molto simile in effetti ci sono, ma l'Ucraina intende arrivarci a modo suo. Perché se i piani proposti sono quelli cinesi o della Santa Sede, ma più cinesi in effetti, per cui si fermano i combattimenti e la Russia si tiene quello che ha conquistato finora, è abbastanza evidente che nessuno in Ucraina al momento possa accettare. Lo dice il presidente Zelensky per bocca del capo dell'ufficio presidenziale. Non c'è forza che possa costringere la società ucraina e la leadership al governo a parlare con i russi oggi finché le truppe russe sono sul nostro territorio. E lo ribadisce l'altro autorevolissimo consigliere del presidente, Mikhailo Podolyak, che però, sempre su Twitter, dunque pubblicamente, fa l'elenco delle condizioni richieste dal suo paese, alcune delle quali evidentemente, seppur legittime, assolutamente negoziabili. Nella lista di Podolyak, infatti, non vi è solo il ritiro di Mosca o il risarcimento dei danni prodotti dal conflitto, ma entra anche la richiesta del riconoscimento del crollo dell'Unione Sovietica, sì, non è un refuso, e la piena sovranità dei paesi post-sovietici. L'estradizione dei criminali di guerra, la creazione di una zona cuscinetto sul territorio della Federazione Russa, il controllo dell'arsenale nucleare. Per tutta risposta, poco fa, Mosca, per bocca del vice ministro degli esteri Galuzin, ha replicato: l'Ucraina deve rinunciare all'adesione alla NATO e all'Unione Europea e tornare allo status di paese neutrale non allineato. Certo, poi ha nuovamente tirato in ballo la denazistificazione del paese, ma è abbastanza evidente che a questo non credono più nemmeno loro. Lasciare alla Russia le regioni ucraine sin qui occupate e raggiungere immediatamente una tregua, un cessate il fuoco che conduca verso l'inizio della fine di questa guerra. Iniziata 447 giorni fa, si è presentato ufficialmente così Li Hui, inviato speciale di Pechino per la crisi in corso tra Mosca e Kiev. Forse la scelta più normale, visto che il diplomatico cinese è stato ambasciatore a Mosca per ben 10 anni, con tutto quel che ne consegue in un scenario come questo. I russi accolgono lo sforzo cinese ma avvisano subito Li: noi apprezziamo gli sforzi di Pechino, serviranno a rafforzare i rapporti in fatto di politica estera e commerciale con Beijing, ma l'Ucraina ed i suoi mentori occidentali stanno creando seri problemi raccolti in una dichiarazione diffusa da Kiev in giornata, che dice: la non liberazione di tutti i territori ucraini occupati dai russi corrisponde a null'altro che ad una missione di sconfitta, e ciò non è nei piani di Kiev. Insomma, ripetono Zelensky e i suoi, sulle terre ucraine non è previsto nessun compromesso. Detto che anche il presidente brasiliano Lula da Silva in queste ore sta riproponendosi come possibile mediatore affiancato da altri paesi amici, pur avendo rifiutato un invito di Vladimir Putin a recarsi a San Pietroburgo, ecco il Vaticano a far sentire il suo pensiero, che per adesso si affiderà al lavoro diplomatico del cardinale Matteo Zuppi, scelto da Bergoglio e accettato dalle parti per colloqui di cui non si conosce un'eventuale data d'inizio e che, come precisato dalla Santa Sede, hanno quale obiettivo iniziale la creazione di un clima di pace. Insomma, un'impresa che ad oggi appare difficile, se non impossibile. Kiev si dice in ogni caso formalmente d'accordo, ma non per avviare una mediazione vaticana in senso stretto. E veniamo al campo, dove si continua a combattere e a morire. Nelle ultime ore sono 17 i tipi di missili diversi rovesciati dai russi su obiettivi ucraini, anzitutto nell'area di Dnipro e
su più località del Donetsk. Ancora i civili, le prime vittime a Dnipro, le bombe russe Fab 250 sono cadute su una clinica psichiatrica, su un asilo, su tre edifici residenziali, su un ambulatorio e su una palestra. Lo Stato Maggiore russo ha comunicato sempre oggi che la fabbrica russa Kalashnikov sta iniziando la produzione di droni da consegnare all'aviazione di Mosca per affiancarsi il più possibile dalle forniture iraniane. Lo Stato Maggiore russo ha comunicato sempre oggi che la fabbrica Kalashnikov sta iniziando la produzione di droni da consegnare all'aviazione per affrancarsi il più possibile dalle forniture iraniane. Sempre più spesso di questi tempi, Mosca usa i droni che ha ancora a disposizione solo per individuare bersagli nemici e poi colpirli con missili e razzi molto più costosi dei piccoli aerei senza pilota. Ancora bombardamenti nella notte in Ucraina, dove sono 7 le comunità colpite nell'oblast di Sumy, che hanno danneggiato in un villaggio la casa dei bambini e della creatività giovanile, un liceo locale ed un edificio amministrativo. Un drone ha attaccato un palazzo del Ministero dell'Interno russo nell'oblast di Belgorod, colpita con missili a lungo raggio Mariupol, ora sotto controllo dei russi, e torna il timore per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo gli ucraini, Mosca starebbe preparando una provocazione su larga scala per poi incolpare Kiev. Secondo l'intelligence militare ucraina verrà effettuato un attacco direttamente sul territorio dell'impianto nucleare e successivamente verrà annunciata una fuga di emergenza di sostanze radioattive. Sale intanto il bilancio dopo un attacco con missili russi che ha colpito un ospedale a Dnipro. 2 morti, 3 dispersi ed una trentina di feriti. Parallelamente al conflitto cerca di farsi strada anche la diplomazia. Lasciare a Mosca le regioni annesse. Questo, secondo indiscrezioni stampa, è il messaggio rivolto all'Europa dall'inviato cinese Li Yui dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov. Sarebbe questo l'auspicio di Pechino per porre fine al conflitto? Un secco no alla risposta di Kiev, che spinge per una conferenza di pace a luglio. Il presidente del Brasile, Lula, parla con Putin e ribadisce la disponibilità, insieme a India, Indonesia e Cina, a dialogare per la pace in Ucraina. A Kiev, intanto, il senatore americano Graham ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto la fornitura di missili a lungo raggio e munizioni a grappolo, mentre dagli Stati Uniti Joe Biden ha criticato Mosca per aver posizionato armi nucleari in Bielorussia, definendolo un fatto estremamente negativo, mentre l'Ucraina è entrata nel comitato esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante i tentativi della Russia di impedirlo. Dialogo esplorativo perché la pace è sempre possibile. Parola del Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È la persona giusta, il mediatore ideale scelto dal Papa per parlare con entrambi i presidenti Putin e Zelensky. È l'annuncio del segretario di Stato Vaticano Parolin, arrivato dopo la disponibilità offerta da Mosca di incontrare Zuppi, una missione sulla quale il Cardinal da parte sua ha chiesto la massima riservatezza su tempi e modalità. Si è mosso anche il Brasile, il suo presidente Lula al telefono con Putin si è offerto come mediatore assieme ad altri 3 paesi che considera neutrali, Indonesia, Cina e India. Pechino era stata la prima a percorrere la via diplomatica. L'inviato Li Wei a colloquio ieri a Mosca con il ministro degli esteri Lavrov ha concluso il suo lungo giro di incontri che lo ha portato a Kiev, Parigi, Berlino, Varsavia. Lavrov ha elogiato la posizione equilibrata di Pechino, che propone un immediato cessato il fuoco, ma con il mantenimento da parte della Russia, della Crimea e degli altri territori ucraini occupati con l'invasione del 24 febbraio del 22, un piano che Kiev aveva già dichiarato come irricevibile. Podolyak, consigliere di Zelensky, ha ribadito in un tweet che qualsiasi compromesso che non preveda la liberazione di tutti i territori equivale ad ammettere la sconfitta della democrazia e la vittoria della Russia. Tutto questo mentre l'Unione Europea e Biden hanno condannato le armi nucleari, una ventina, recentemente dislocate da Mosca in Bielorussia, e mentre sul campo si avvicina la controffensiva ucraina. È ora di riprenderci tutto ciò che è nostro, non abbiamo possibilità di sbagliare, ha detto Zaluzny, capo delle forze armate di Kiev. Ucraina. È giunto il momento di riprenderci quello che è nostro, dichiara un post sull'account Telegram del comandante delle forze armate ucraine, Valery Zaluzny, pubblicando un video che mostra i soldati ucraini che si preparano alla battaglia. Un messaggio letto come l'annuncio dell'inizio dell'attesa controffensiva e allo stesso tempo un tentativo di smentire le voci diffuse da parte russa di un grave ferimento di Zaluzny.
Intanto droni ucraini hanno colpito la sede di un oleodotto nella regione russa di Pskov e un pattugliatore della flotta di Mosca nel Mar Nero, rientrato indenne nel porto di Sebastopoli. Dalla notte si sentono invece forti esplosioni nel centro di Berdyansk, città occupata dai russi, nella regione di Zaporizhia. Solo qualche ora fa l'intelligence militare ucraina aveva avvisato che i russi stavano preparando una provocazione su larga scala a Zaporizhia, allarmando su un possibile attacco direttamente sul territorio della centrale. Ogni giorno che passa aumenta l'intensità degli scontri, la pace sembra lontanissima. Kiev chiede alla Germania missili da crociera, mentre Putin è impegnato anche in una guerra diplomatica. Dopo aver espulso 5 svedesi, adesso centinaia di tedeschi devono lasciare la Russia, tra cui diplomatici, insegnanti e dipendenti del Goethe Institute. Nessuna possibilità di un cessate il fuoco all'orizzonte. Mosca pone il veto anche all'ingresso di Kiev nella UE, mentre svaniscono le speranze sulla mediazione cinese. Il messaggio portato dall'emissario di Pechino, Li Yui, nel suo tour in Europa, è incentrato sulla conservazione da parte della Russia dei territori ucraini annessi. Inaccettabile per Kiev, che avverte anche il Vaticano, che sta preparando una missione di pace. La sosterremo solo se il Papa chiederà il ritiro delle truppe russe. A Marozovs, nella regione russa di Rostov, il sistema di difesa russa è entrato in azione abbattendo un missile ucraino. Nel frattempo almeno 4 esplosioni sono state udite stanotte nell'oblast ucraino di Dnipropetrovsk e di altri 10 oblast ucraini. Sono le ultime notizie che arrivano dal fronte insieme con le sirene dell'allarme antiaereo attivate in queste ore anche nella zona di Kiev. Mentre sul campo si combatte, si fa sempre più confusa la situazione interna. Prigozhin, il leader della milizia Wagner, salutando i combattenti a Bakhmut, dove ha perso molti dei suoi uomini, prima di consegnare la città all'esercito regolare russo, lancia un appello a Putin perché dichiari la legge marziale. Se le perdite russe continueranno ad aumentare, sostiene Prigozhin, i soldati si solleveranno, seguiti poi dai loro familiari. Tutto potrebbe sfociare in una rivoluzione come nel 1917. Il riferimento potrebbe essere alle incursioni effettuate nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina. Ne sarebbero responsabili gruppi di miliziani russi anti-Putin. Il leader del Cremlino resta intanto nel mirino degli 007 di Kiev. L'intelligence ucraina, dopo aver dichiarato di voler eliminare il leader russo, aggiusta il tiro affermando che l'obiettivo principale è catturare lo zar vivo e processarlo al tribunale dell'Aia. Il Giappone annuncia nuove sanzioni contro la Russia, inserendo nella sua blacklist diversi funzionari militari e la restrizione all'export di 80 società russe. Lukashenko annuncia che Mosca sta spostando armi nucleari in Bielorussia. Oggi a Mosca arriva l'inviato cinese Li. Frattanto gli Stati Uniti hanno ribadito all'Ucraina di non supportare l'uso di attrezzature USA per attaccare obiettivi all'interno della Russia, anche se il segretario della difesa statunitense Austin ha garantito la fornitura di nuovi sistemi di difesa aerea. Il Pentagono ha poi confermato che Danimarca, Svezia e Paesi Bassi guideranno la coalizione dell'Unione Europea per addestrare le forze armate ucraine a pilotare l'F-16.